Buonasera. La provincia di Imperia è ormai a un passo dal dissesto finanziario e il primo settore a farne le spese sarà quello del trasporto pubblico. Il dato preoccupante emerge da un incontro svoltosi questa mattina con CGIL, CISL e UIL per pianificare il futuro assetto dei collegamenti pubblici locali che subiranno forti tagli. In prima pagina ascoltiamo quanto ci ha dichiarato il segretario generale della CISL, Claudio Bosio. Claudio Bosio, CGIL e CISL e UIL hanno di nuovo incontrato la provincia per il discorso dei trasporti. Qui ci pare che il problema sia quello dei fondi, fondi che non ci sono, che non vengono messi dai comuni, dalla provincia. E cosa vuol dire? Taglio di corse in vista? Vuol dire sicuramente taglio di corse, però non partirei dalla fine del mio ragionamento. Come CGIL e CISL e UIL, con le federazioni di categoria, che peraltro provengono in buona parte come lavoratori delle RT, abbiamo incontrato la provincia. Per la verità l'abbiamo sollecitato, abbiamo sollecitato questo incontro e per parlare dei fondi relativi all'accordo di programma. Il presidente non c'era perché era a Roma per parlare dei temi di finanziamento al trasporto pubblico e dei relativi tagli. La verità è questa: noi da tempo abbiamo attivato un confronto con tutti i comuni, quelli che hanno aderito all'accordo di programma, per verificare se contribuivano al finanziamento per la quota di competenza dell'accordo di programma locale. Più c'è il finanziamento nazionale, l'883, che è la quota che del finanziamento nazionale viene ripartita a livello regionale sul territorio. Cosa si evince? Si evince una cosa molto semplice, che la provincia già a partire dal 2000, per il finanziamento al trasporto pubblico locale, per la quota di sua competenza che destinava all'accordo di programma insieme ai comuni, ha destinato l'anno scorso circa 400.000 euro in meno e quest'anno non contribuirà non solo con quel taglio di 400, ma non metterà gli altri 600.000, cioè nel senso che la provincia, che purtroppo pare si stia avviando all'assestamento finanziario, per capirci, purtroppo questo parrebbe fra le righe, per il trasporto pubblico non ci metterà più circa 1.050.000 euro all'anno. Questo che significa? Significa in buona sostanza che l'RT, in maniera molto semplicistica, però il problema non è in questi termini, dovrà ridurre quello che è il servizio, quindi il numero di chilometri percorsi. Da questo ne discenderà un numero di occupati minore. È già stata avviata una cassa integrazione in previsione di questa riduzione di tagli. L'RT, tra l'altro, sconta un debito, come dire, suo, per il quale paga qualche milione rotti di tassi di interesse, che lo pone in estrema difficoltà. Le altre province, per le società partecipate, il debito pubblico delle società se l'erano prese loro a carico, e invece la provincia di Imperia questo non l'ha fatto in passato, e quindi c'è questo ulteriore altro problema. Noi siamo venuti a conoscenza con i CGIL e CISL e UIL, perché il problema non è l'RT solamente, non sono gli occupati dell'RT solamente, tenendo conto che comunque la provincia ha funzione di controllo, di gestione, è proprietaria dell'RT, è capofila dell'accordo di programma, quindi ha delle grandi responsabilità. Allora, noi solleciteremo ulteriormente la provincia su questo tema perché a fare un incontro non solo con il presidente, non solo con l'assessore, in questo caso oggi c'era purtroppo solo l'assessore, ma anche con l'assessore alle partecipate. Fermo restando che si aprirà la fase di assesso finanziario, le questioni saranno molto più delicate, molto più complesse, con un futuro veramente incerto per i lavoratori, per l'RT, per la società e per il servizio. Fare tagli significa tagliare per i rami più improduttivi e il collegamento con la costa entroterra, e allora le tante politiche sbandierate di sviluppo dell'entroterra, di collegamento, di turismo, l'aspetto sociale, perché il trasporto pubblico coinvolge soprattutto le fasce deboli, gli anziani, gli immigrati, gli studenti, significherà anche qui penalizzare ulteriormente per scelte sbagliate a livello nazionale ma anche a livello locale. Nuovo vertice questa mattina a Palazzo Comunale ad Imperia per discutere in merito al futuro nuovo bacino turistico. Attorno ad un tavolo si sono seduti il commissario straordinario, i legali, i responsabili dell'ufficio demanio e il comandante della capitaneria di porto. Come ci hanno confermato il comandante Armando Ruffini e il commissario Sabatino Marchione, sono state analizzate tutte le possibili situazioni che si potrebbero verificare, anche le peggiori. Sentiamo. Com'è andato l'incontro di questa mattina? Che cosa avete affrontato, soprattutto al tavolo insieme alla Capitaneria? Abbiamo affrontato tutti gli scenari possibili, augurandoci che quelli peggiori non si verifichino. E in vista della riunione che ci sarà mercoledì prossimo, noi siamo sempre fermi, la posizione del Comune è sempre quella, aspettiamo che si verifichino le condizioni di cui ha parlato Benzi, di cui abbiamo parlato noi, che Acquamare faccia quello che deve fare, che
che gli altri facciano quello che devono fare, perché si realizzino le condizioni per evitare il fallimento. E naturalmente noi abbiamo esaminato tutti i possibili scenari, compreso il fallimento. E quello che poi bisognerà fare per salvare sempre tutti quelli che meritano di essere salvati, perché non è giusto che ci vadano di mezzo coloro che non hanno colpe. E abbiamo parlato anche degli effetti della decisione della commissione, come si chiama, commissione di collaudo, credo. Certo, commissione di vigilanza e collaudo. Vigilanza. Sull'agibilità, perché quello è un problema. Vediamo un po' questa commissione che decisione prenderà, ma sono decisioni autonome ovviamente. Ecco, ma se non ci fosse questa agibilità, se meno per mancanza di documenti. Credo che sarà comunque una pronuncia di inagibilità totale, insomma, ci potrà essere qualche parte. Mi è parso di capire che poi si tratta soprattutto di documentazione che non è stata data. Certo. Non è che siano stati rilevati direttamente degli aspetti fisici, insomma, che sono state. Quindi speriamo bene, perché io credo sia l'interesse di tutti, di fare ogni sforzo per salvare sempre coloro che meritano di essere salvati. E io per primo mi sto battendo per questo. Speriamo bene. Abbiamo esaminato alcune questioni che riguardano il porto, quindi adesso vedremo, ognuno per la parte di sua competenza. Ecco, ci sarà l'incontro il 14 della Commissione di Vigilanza, c'è il timore dell'agibilità, c'è anche questa questione. Commissione di collaudo prevista dal decreto Burlando, l'articolo 8, sì, si terrà lunedì la riunione, alla quale io sono stato invitato a partecipare, ma come membro, non faccio parte del comitato, però insomma, della Commissione di collaudo, però insomma, sono stato invitato a partecipare ai lavori. Come membro esterno. Quindi avete già affrontato qualche discorso anche di questo, dal punto di vista agibilità, c'è qualche preoccupazione che si possa dover chiudere questo porto, perché questo è il problema più grosso. Ma abbiamo visto il problema da tutti i punti di vista, insomma, sia civilistico che pubblicistico, amministrativo, marittimo, tutti gli aspetti insomma. Per il momento nessuna anticipazione. Per il momento no. Proseguono i lavori di trasformazione di Piazza Colombo a Sanremo, dove sta per sorgere un'aiuola spartitraffico per delimitare il traffico appunto proveniente da via San Francesco. Nella vicina via 20 Settembre invece sono stati ricavati posti per motocicli in sostituzione di quelli tolti nella vicina piazza. Sentiamo. Proseguono i lavori nella centralissima Piazza Colombo a Sanremo, dove è prevista un'aiuola spartitraffico che va ad aggiungersi ai lavori già realizzati che riguardano la nuova viabilità della piazza. Sull'area triangolare che comprende le due corsie, quella d'ingresso in via Matteotti e l'altra verso via Squasciati, sorgerà un'area verde per regolare la circolazione veicolare. Questo è un successivo risultato che va a integrarsi con i lavori di risistemazione della piazza stessa. La zona attualmente è delimitata da alcune transenne e presto accoglierà un prato sintetico e sarà rifinita con piantine di fiori. L'allestimento dell'aiuola spartitraffico servirà a regolare il flusso di mezzi proveniente da via San Francesco in direzione via Squasciati. Il perfezionamento della piazza proseguirà anche sulla parte del Solettone, dove nei giorni scorsi è stato effettuato un intervento sulle ciape antistanti alla fontana. Sul fronte della mappa della riorganizzazione dei parcheggi in centro, la vicina via Settembre è stata modificata per accogliere gli scooter, che prima potevano essere lasciati in piazza Colombo. Infatti in via 20 Settembre sono stati ricavati un centinaio di posti, che vanno proprio a sostituire quelli eliminati sul lato mare della vicina piazza. La rivoluzione che riguarda i parcheggi per le due ruote nella città dei fiori nei prossimi giorni interesserà anche altre vie centrali cittadine. Il prossimo 21 gennaio sarà ufficialmente inaugurata la nuova casa di riposo Boria di Sanremo, gestita dalla cooperativa Il Faggio. La struttura è già operativa, ospita una trentina di anziani. Ad anticiparci le novità legate alla riapertura, la direttrice Cristina Iasco. Dunque ci siamo, tra pochi giorni l'inaugurazione ufficiale. Sì, allora l'inaugurazione ufficiale è prevista per il 21 di gennaio di questo mese e comincia praticamente alle 10 di mattina con la benedizione del Vescovo, la benedizione della struttura e poi continua con i saluti delle autorità. Saranno presenti certamente il presidente, il commissario Caldani, presidente insomma della fondazione Borea, la Lorena Rambaudi,
Antonio Bonjean. In realtà il lavoro poi è già iniziato da circa un mesetto con i primi ospiti che sono già entrati nella struttura, che quindi è già operativa. Sì, appunto, c'è per motivi diciamo logistici e per anche perché ci abbiamo avuto diverse richieste da parte dei, diciamo, degli ospiti che volevano rientrare prima possibile. Abbiamo cominciato le attività il 21 di dicembre l'anno scorso e attualmente siamo arrivati ad un numero di 30 persone, 30 ospiti. Ogni giorno comunque entrano 3-4 persone nuove. E con l'aumento degli ospiti aumentiamo giorno per giorno anche il personale, anche se già dalla partenza noi abbiamo previsto un numero del personale molto più alto rispetto al minutaggi della legge che sono previsti. E per esempio ci abbiamo due fisioterapiste, ce l'abbiamo il servizio di parrucchiere, ci abbiamo anche degli animatrici, musicoterapista, logopedista, cioè, insomma stiamo partendo, penso e spero, abbastanza bene. Quindi molte figure professionali, la gestione è della cooperativa Il Faggio. Sì, la gestione è della cooperativa del Faggio, insomma quel Faggio che è comunque secondo me abbastanza famosa in Liguria per i suoi servizi, io spero che ottimi, e proviamo insomma a dare il nostro meglio anche insomma a Sanremo, in questa struttura famosa purtroppo per tutto quello che è successo. Quindi tanto lavoro ma anche tanta soddisfazione c'è. Sì, c'è tantissimo lavoro, ogni giorno è una lotta per sfidare tutto quello che è successo, la fama brutta che ce l'ha la struttura, ma noi siamo molto fiduciosi, abbiamo investito tantissimo anche economicamente, però speriamo di avere il ritorno giusto innanzitutto per gli anziani, per ridare la loro dignità. E io vorrei concludere con una frase che è del mio scrittore diciamo preferito Thomas Mann, che dice che i nonni sono un regalo per i figli, che secondo me bisogna partire da ricordarsi di questa frase per capire l'importanza di queste persone e poi di rispettarli e dare il meglio a loro. La Camera di Commercio di Imperia, in collaborazione con il Comitato per la promozione dell'imprenditoria femminile, ha promosso un bando per l'assegnazione di contributi a favore di piccole e medie imprese femminili che abbiano sede in provincia di Imperia e che prevedano di realizzare azioni promozionali anche in collaborazione con altre imprese femminili. Il contributo riconosciuto a ciascuna impresa ammessa a finanziamento è pari al 50% delle spese ammissibili fino ad un importo massimo di 2 milioni di euro. Le domande dovranno essere presentate a mano o tramite lettera raccomandata all'ufficio protocollo della Camera di Commercio di Imperia entro il 31 gennaio prossimo. Sono sempre più gravi le carenze del personale dell'ASL imperiese, a denunciarlo è Nico Zanchi, responsabile del comparto sanità della CISL di Imperia, che in una nota evidenzia come situazioni difficili si stiano vivendo nel capoluogo nei reparti di medicina, pediatria, rianimazione e soprattutto nefrologia. In quest'ultimo reparto infatti sono stati anche effettuati spostamenti di infermieri da Imperia a Sanremo, aggravando una situazione già complicata. Zanchi inoltre ha sottolineato come non sia ancora stato pubblicato il bando relativo alle figure di coordinamento ed ha annunciato misure drastiche come il blocco degli straordinari o altre più forti iniziative di protesta se le cose non miglioreranno nell'immediato. E spesso si parla della fuga all'estero di giovani italiani in cerca di migliori opportunità lavorative. Analizziamo oggi un caso concreto, quello dell'imperiese Mauro Bolmi, da psicologo che da 4 anni si è trasferito in Spagna, a Valencia. Sentiamo la sua esperienza. Come mai la decisione di lasciare l'Italia e andare a vivere e soprattutto a lavorare in Spagna? Non è stata una decisione presa così da un giorno all'altro, però è stato iniziare a fare delle cose lì, iniziare a vedere un po' con la realtà e vedere soprattutto che c'erano degli spazi ancora da riempire dove il mio lavoro poteva essere utile e funzionare bene. Cosa offre di più la Spagna? Quali sono le maggiori opportunità rispetto all'Italia? La Spagna offre, secondo me, ancora
uno spazio più aperto per gli imprenditori. È più facile iniziare un'attività, è più facile muoversi soprattutto tra le città più importanti. In particolare io posso parlare per la mia esperienza tra Valencia e Madrid, Barcellona, e questo chiaro ti aiuta molto, perché oggi come oggi il muoversi, il farsi conoscere è molto difficile, quindi uno scambio di informazioni e poter lavorare in più posti contemporaneamente ti aiuta molto. Quindi è vero che l'Italia a livello di infrastrutture sia molto indietro? Sì, per quello che io posso conoscere, soprattutto in questi ultimi anni con lo sviluppo dell'alta velocità, i treni hanno dato un grande impulso alle città più importanti e molta gente inizia a lavorare e vivere in città differenti. Un esempio molto, molto facile è pensare che quasi 400 km tra Valencia e Madrid si fanno in 1 ora e 40 di treno, quindi la gente può vivere da una parte e lavorare dall'altra. Ci sono molti giovani italiani lì in Spagna? Purtroppo sempre meno. Io conosco un po' quelli dell'associazione italiana e molta gente che lavorava soprattutto nell'ambito della ristorazione o comunque in questi ambiti sono dovuti tornare in Italia, perché purtroppo la crisi non è un titolo dei giornali, inizia a sentirsi anche nella vita di tutti i giorni. E quindi chiaro, i primi che ne risentono sono poi le fasce con lavori più instabili, e chiaramente gli stranieri, soprattutto giovani che venivano in Spagna, Barcellona, Valencia, Alicante, che lavoravano soprattutto nella ristorazione, hanno iniziato a dover tornare a casa. Insomma, si lavora in Spagna ma il cuore è sempre in Italia. Sì, beh, l'Italia è l'Italia, cioè, ogni tanto dicono perché non ti prendi la cittadinanza spagnola, dico no, io sono italiano, ci mancherebbe ancora, e non solo, il fatto comunque di avere un accento italiano e di essere italiano lì piace molto, quindi anche nel lavoro il fatto che tu sia straniero dà molta fiducia alla gente, pensa che è sinonimo di professionalità e di fiducia. E veniamo alla cronaca: sporcizia, degrado ed incuria. È quello che abbiamo trovato nei pressi dei bagni pubblici del parco urbano sul lungomare Vespucci d'Imperia. Le nostre telecamere, su segnalazione di una telespettatrice, sono andate a testimoniare questa situazione che non rende certamente onore alla città. Vediamo. È uno stato di abbandono totale quello che le nostre telecamere hanno scoperto al parco urbano sul lungomare Vespucci d'Imperia. In particolare siamo andati a verificare le condizioni dei bagni pubblici. Tutto è nato dalla segnalazione di una telespettatrice, una nonna, che è solita portare il proprio nipotino a giocare nel parco. Il bagno risulta infatti chiuso, come si può leggere in questa scritta, che spiega come gli scarichi non siano funzionanti. Ma oltre a questo, a saltare agli occhi è l'incuria, la sporcizia, i muri scrostati dall'umidità e l'abbandono, che offrono un'immagine non certo, diciamo, ottimale di quest'area. La telespettatrice che ci ha contattato ha dichiarato di essersi rivolta al comune, da cui è stata rimbalzata all'Eco Imperia, poi alla Polizia Municipale ed infine all'Ufficio Ecologia. Tutto questo per non avere alcuna risposta. Imperia TV, da sempre al fianco dei cittadini, ha così voluto testimoniare questa situazione che non rende di certo onore all'intera città, nella speranza che chi di dovere si attivi subito per porne rimedio. Ai Medio Ambiente, che si occupa dello smaltimento dei rifiuti nel comune di Sanremo, è rimasta coinvolta in un blitz della direzione distrettuale antimafia di Catania, scattato all'alba di oggi. Si tratta dell'operazione Nuova Ionia, che ha portato all'arresto di 27 persone, fra cui Roberto Russo, 48 anni, ex responsabile operativo dell'Ai Medio Ambiente, già detenuto per altri reati e considerato vicino alla cosca Cappello Bonaccorsi. Altri tre dipendenti della società sono poi accusati di associazione a delinquere. Gli investigatori dell'antimafia hanno anche acquisito documentazione inerente alla gestione degli appalti per rifiuti in 14 comuni della Sicilia orientale. I carabinieri di Santo Stefano al Mare hanno scoperto una coppia di giovani stranieri originari della Moldavia con documenti falsi, in particolare una patente ed una carta d'identità romena. I due stranieri sono stati denunciati a piede libero e per uno dei due è stata anche avviata la pratica d'espulsione con l'obbligo di lasciare l'Italia entro 7 giorni. Gli agenti del commissariato di Ventimiglia e della squadra mobile di Imperia hanno arrestato, in esecuzione di un'ordinanza cautelare, Claudio Agnesi,
L'uomo, 43 anni, è accusato di maltrattamenti nei confronti della moglie, che avrebbe anche minacciato di morte. Agnese, proprietario del capannone di Camporosso, distrutto da un incendio la sera del 9 dicembre scorso, si trova ora agli arresti domiciliari presso un'altra abitazione. Ne facciamo una breve pausa, tra poco. È più che positivo il bilancio tracciato dal Comune di Mendatica per le manifestazioni organizzate nel corso del 2012. Intanto c'è grande attesa per il prossimo appuntamento con la Ciaspolata in programma il 26 gennaio. I nostri microfoni, il sindaco Piero Pelassa. Sindaco, Mendatica è un comune che punta molto anche sulle tradizioni e sul turismo legato alla cultura locale. È tempo quindi di bilanci. Intanto la stagione 2012 com'è andata? Ma diciamo che quest'anno, cioè l'anno scorso, scusate, il 2012 è andato di nuovo, è stata un'annata che è andata molto bene, abbiamo avuto una stagione estiva molto impegnativa e come al solito portata dalle grandi manifestazioni come la Cucina Bianca e la Transumanza, che hanno avuto di nuovo un successo enorme, però anche tante piccole altre iniziative che comunque a volte si susseguono, magari escono anche così inaspettate. Comunque è stato veramente un anno molto positivo dal punto di vista anche turistico, ci sono state anche discrete presenze nel paese a Mendatica, specialmente nel periodo estivo. Le nostre manifestazioni sono continuate anche nell'autunno e non ultime quelle delle vacanze di Natale con la festa della vigilia di Natale, Capodanno anche che si è festeggiato. E abbiamo in mente, insomma, adesso cominciano. Pensate già al futuro? Pensiamo già al futuro, cominciano a breve, adesso alla fine di gennaio, il 26 di gennaio, ci sarà la prima ciaspolata, quella del plenilunio in notturna, che quindi faremo anche con la cena di prodotti tipici, di cucina tipica su Amonesi. E poi nei mesi successivi, finché la neve ce lo permetterà, ci saranno anche altre ciaspolate. Abbiamo anche in mente molti progetti, uno di questi è quello di ampliare ancora il nostro Parco Aventura in modo da dare ancora più possibilità all'utenza di brividi anche molto più alti di quelli in cui arriviamo adesso, e da poter sempre avere un'offerta turistica innovativa in modo che comunque la gente abbia sempre voglia di venire sui nostri territori. Questo qua ci permette anche di comunque dare una mano anche ai nostri ragazzi, perché comunque gli permette di, specialmente nel periodo estivo, visto che è gestito dalla Proloco, di guadagnarsi anche qualcosa, specialmente per gli studenti, e quindi è anche un po' un creare posti di lavoro, anche se temporanei. Queste sono le nostre iniziative, quindi andremo avanti sicuramente in questo senso e cercheremo sempre di far crescere di più il nostro paese e dare la possibilità appunto ai giovani di continuare a abitare il nostro posto senza doversi allontanare come è stato in passato. Domani mattina Sanremo alle 10 presso il plesso scolastico delle scuole elementari del Castillo. Si terrà un'assemblea con i rappresentanti di docenti e di insegnanti, cui parteciperanno anche il vice sindaco Claudio Lolli e l'assessore Antonio Fiera. In particolare saranno presentate le nuove analisi effettuate dall'ARPAL che hanno escluso il pericolo della presenza di amianto nella struttura. Ieri intanto sono rientrate le classi quarte e quinte che erano state dislocate momentaneamente nel centro Mary Poppins per permettere lo svolgimento dei lavori. L'ex comandante dell'ufficio circondariale marittimo di Sanremo, Attilio Pastorino, si è congedato dal corpo delle capitanerie di porto. L'ufficiale, da poco promosso capitano di corvetta, ha vinto un concorso pubblico presso il comune di Noli ed ha quindi preferito optare per questa nuova opportunità di vita. Durante il suo periodo di comando a Sanremo, concluso nel settembre del 2011, si era distinto per iniziative ambientali di miglioramento dello scalo marittimo. È in arrivo una nuova ondata di maltempo in tutta Italia. Nelle prossime ore, infatti, è attesa la prima di una lunga serie di perturbazioni che scardinerà l'anticiclone Adam, che da 15 giorni governa il campo del Mediterraneo. Il servizio di ADN Cronos. Ultime ore di tempo stabile sul nostro paese, perché da domani la prima ondata di maltempo di una lunga serie scardinerà l'anticiclone Adam, che da 15 giorni governa il tempo sul Mediterraneo e sull'Italia.
Da domani infatti già il centro-sud e la Liguria saranno colpiti da una debole perturbazione. Ne seguirà una seconda più forte venerdì con maltempo e neve abbondanti a 1000 metri sugli Appennini e maltempo nel pomeriggio su tutte le regioni centrali. La seconda metà del mese di gennaio si prospetta dunque in balia dell'orso siberiano, un immenso serbatoio di aria gelida presente sulla Russia che lentamente si impossesserà dell'Europa e poi dell'Italia. Bene, ora ci occupiamo dell'autostrada dei fiori, poi vedremo insieme il quadro meteo dell'Osservatorio d'Imperia. Dopo la sospensione in occasione delle festività natalizie di fine anno riprendono alcuni lavori sul tratto della 10 Savona confine di Stato che in situazioni particolari potrebbero creare rallentamenti al traffico da lunedì 7 a domenica 13 gennaio. In direzione Francia, carreggiata nord, tra Spotorno e Fellino, riduzione di carreggiata per allargamento di una piazzuola di sosta da lunedì a venerdì anche notturno. Tra Imperia Ovest ed Armaditaggia, riduzione di carreggiata per adeguamento delle barriere di sicurezza al viadotto Prino da lunedì a domenica anche notturno. In direzione Genova, carreggiata sud, tra Armaditaggia ed Imperia Ovest, riduzione della carreggiata per adeguamento delle barriere di sicurezza al viadotto Prino da lunedì a domenica anche notturno. Tra Imperia Est e San Bartolomeo al Mare, riduzione di carreggiata per il completamento dei lavori di una gabina elettrica da lunedì a domenica anche notturno. E tra Finale e Fellino, riduzione di carreggiata per adeguamento delle barriere di sicurezza da lunedì a domenica anche notturno. Quindi quadro meteo, vediamo la situazione di oggi. La temperatura minima è registrata 10 gradi, 13 la massima, 15 del mare. Umidità 82%. Vento da nord-est sud-est, dove velocità tra 4 e 12 km orari. Cielo parzialmente nuvoloso, mare poco mosso, pressione 1012 ectopascale in diminuzione. Le previsioni per domani e per i prossimi giorni. Domani nuvolosità irregolare al mattino con schiarite pomeridiane. I venti deboli o localmente moderati settentrionali, il mare sarà poco mosso, le temperature stazionarie o in lieve calo. Tempo discreto anche nella giornata di sabato, peggioramento da domenica con possibili precipitazioni sparse più diffuse nella giornata di lunedì. Domani è venerdì 11 gennaio, il sole sorge alle 8, tramonta alle 17.11, la luna è in fase di luna nuova, leva alle 7.18, cala alle 17.11. Con il meteo come sempre chiudiamo il nostro giornale e l'appuntamento alle prossime edizioni. Grazie per essere stati con noi, a tutti buona serata.